tutti ragazzi, oggi iniziamo Dracula 4 e sono curiosa di vedere se, come va avanti questa serie, anche se in verità il terzo non c'entrava niente con i primi due. E siccome siamo una ragazza, credo che padre Arno tanti saluti davvero, quindi non scopriremo mai il perché di quel finale. Dunque, nuova partita e iniziamo. Atlantico del Nord. Madonna, ma che... New York, appartamento di Ellen Cross. Naufragio di una nave. Non ho letto. I capolavori affondano nell'Atlantico. Professor Bembery affonda con la collezione che voleva. Non lo sapremo mai. Qualche settimana più tardi. I'm sorry, Ellen. I've just been informed that the lab that manufactured your drugs has decided to discontinue production. I guess it's not profitable enough. Basically, you're right. But we... Don't waste your breath, Doctor. We both know that without this treatment, I won't last long. Ellen, I think that you should come to our treatment center. There's no way I'm doing that. I've lived my whole life with this illness that's destroying my blood. I know what's in store for me. Anemia, fatigue, dizziness, nightmares, hallucinations, and a lot more. But I want to have a normal life until the very end. I understand. Take this drug pack. It's my last one. If you change your mind, just tell me. Thanks, Doctor. Quanta amarezza. Ufficio del direttore del Metropolitan Ellen, Museum. remember the shipwreck that killed Professor Vambery and sank 15 paintings from his collection, the ones he was supposed to hand down to us? Of course. Well, apparently, one of the paintings resurfaced in Budapest in an auction catalog. I want you to go there to check its authenticity. Non andiamo a Vladoviste. That's how I ended up going to Hungary. The Turner painting was the original, without a shadow of a doubt. That news gave me hope the other paintings might still be around. But it didn't make me forget that my days are numbered. I thought that I could escape death by leaving New York. But I actually ended up going to meet it. Friedland, the man who was arrested in possession of the painting, was found dead in his cell. His Madonna. face was warped by fear. He left the message, "He's coming to kill me," in Hungarian on a wall. I was able to look at his file. In his file, I found a strip of paper covered with a random jumble of letters. I'm not sure I can do anything with it, but if I try to make sense of it, at least I'll be able to get my mind off things. So when the director told me about another painting that may never have left England, I didn't think twice about continuing what would surely be my last trip ever. Vambery Manor. Dunque, allora vediamo. Qua è più o meno simile, questa è una barra della vita. Le medicine, ok. La tua salute è fragile. È una riserva limitata di farmaci, di prodotti di consumo per tenerti in forma. Puoi prendere separatamente o associarli, ma fai attenzione, si gioca impunemente con la propria salute. Ok, quindi quando stiamo per sentirci male, prendo un po' di pasticchina, no? 4, 2, 2.
che senso? Devo prenderne due insieme di queste? Occhio esperto. Vabbè, questi sono gli obiettivi. Questo? Andare a Whitby per incontrare l'assistente del professor Vambery. In maniera di Vambery. Vabbè. Questi pure i punti? Boh, vediamo. Ok. Allora, vediamo. La moto. Allora, quando gli interessa un oggetto, come diventa? Per entrare fa così, ma se c'è un oggetto che ci interessa, non lo so. Vabbè, entriamo. Che sto belloccio. I'm Ellen Cross from the Metropolitan. You must be the professor's former assistant. I'm Adam Stoker. Welcome Adam to Vambery Stoker. Manor. I've been told that one of the missing works has been found. Is that right? Yes, it's wonderful news. The paintings were most likely stolen before the ship sank. That means we could actually find the other paintings sooner or later. The director told me that you have information on one of the pieces of the collection. Absolutely. I looked through the professor's documents. They indicate that he was to send 16 paintings, not the 15 paintings we originally thought. But I don't have any information on this painting in particular. It would be easier if you look at the list yourself. It's on Vambery's desk on the second floor. But you probably want to get settled first. The late professor's bedroom is the first door on the right on the second floor. You'll like it. There's a wonderful view. I'm just across the hall, but I promise I won't bother you. Thank you very much, Mr. Stoker. Call me Adam. All right, Adam. I'll settle down and look at the list of the paintings. Certo, Stoker. Stoker. Are you related to Bram Stoker? Yes, he was my great-grandfather. Queste coincidenze. Is your coming to Whitby just a coincidence? To tell you the truth, not really. If my great-grandfather hadn't chosen this place to give birth to Dracula, I might never have come here. But I mostly came for the opportunity to work with Professor Vambery. I understand. He was a great collector. He was very interested in your great-grandfather's work. And in everything supernatural, actually. Collezione. Since you know the professor very well, do you know why he wanted to bequeath his collection to our museum in particular? He didn't have any heirs, and I think he knew your director and liked his work. I think that his passion for painting started to wane with time, too. I see. Ma poteva lasciarli a te, insomma. Comunque. E vabbè, direi saliamo alla stanza. One more thing. I have to give some paperwork to the notary public who's taking care of the professor's inheritance. In case you want to call me, I've left the notary's number near the telephone. Great, thanks. Questo ci ha detto dove sta la stanza sua, ci sta a lasciare il numero di telefono. Chiamami Adam, levatelo. Allora, sarà questo? Pillole? Maybe Vambery had something to be worried about. Quindi questa è la stanza di lui. Cose da fare al ritorno da New York. Eliminare gli indizi che portano al passaggio. Beh, non sei molto furbo che ha lasciato questa cosa allora. Pagare l'affitto per la concessione alla parrocchia. Riparare il meccanismo del modellino. Mondo star modellino. Non carino sto bonsai. Qua non apre. Ok, quindi era soltanto il comodino che ci interessava. Va bene, andiamo nella stanza nostra. Ah no, quindi quella era la stanza nostra e aveva lasciato sta cosa? Boh. Allora, qui la scala la possiamo spostare. Qui che c'è oltre al DVD è un film d'azione che mi sembra un fantasy. Spostare gli ingranaggi per attivare uno dei comandi della scatola e cambiare la posizione del modellino sospeso. Aspetta, prima cerchiamo un attimo di capire che stiamo a parlare. Ah, ok, questo. Quindi devo spostarlo in modo che ci arrivo? Chiarissimo. Allora, un momento, prima di fare qualsiasi cosa, finiamo un attimo di vedere se c'è qualcosa qui di utile. Adam was right.
The last work is not on my list. The work doesn't have a name, but it's the only work that does have a reference number. A307. That might be a call number for a book. Probabile. Ok, c'è altro di utile? No, è sempre lo stesso. Va bene. Qui. Proiettore con le diapositive. Se lo le metto qui. No? Non guardiamo le diapositive? Va bene. Che poi cosa vuol dire? Questo c'ha questo simbolino qua. Ingranaggio, ingranaggio. Quindi da usare con? E questo no? Boh, non lo so. Avvicinati un attimo da sti pizzi, non ci vai? Te ne frega? B68, B520... E non c'è quello B2. Che sta cercando, ok. Apparently there's nothing for me here. B68... Sì, l'abbiamo capito. La mappa non la guardi. The lower shelf is labeled 8. 8, quindi ci sarà un 7 da qualche parte. The lower shelf is labeled... No. B68... No. Va bene. Invece qui... Some books don't have call numbers. I wonder how Vambery found his way around. Quindi alcuni non hanno numero. Some books don't have call numbers. I'm not seeing the book I'm looking for. Non vede il libro che sto cercando. I can't reach it. Non ci arrivo. I'm not seeing the book I'm looking for. Allora, momento. Risposta un attimo di qua. Vedi un po' qua sopra. All the call here begin with E. Iniziano con la E. E a quanto pare non gli interessa. Invece qui sopra c'è qualcosa di utile. Call here begin with C. Iniziano con la C. Con che cacchio di lettera dove iniziamo? Parlava di 007. Most of the call numbers here begin with B. Iniziano con la B. Scusa. Senza titolo. Ottimo. A3. Quindi con la A. I can't reach it. Non ci arrivo, quindi puoi andare ancora più in qua. Not that many books have call numbers. Ok, A307. A307. Non può essere lontano. Not that many books have call numbers, but the ones that do all start with A, so non può essere lontano. The lower shelf is labeled 8. Però dov'è? I can't reach it. Lì non ci arriva. Non c'è. This is where I should find the book labeled A307. I hope that the two spero che siano stati invertiti. Quindi il C 15. Allora il C stava più in qua, se non erro. I can't be that far off. Non devo essere lontana. Ho capito, che ne so, cliccando così ad cazzo, dimmi dove sta. Eccolo. A guide to building model ships. Maybe Vambery made models. Prende la diapositiva ed esaminare minuziosamente il testo e le immagini. Allora, abbiamo preso la diapositiva. Quindi, possiamo fare questo con questo? Sì. Abbiamo fatto due punti, tiè. Poi. Metti questo qua. Osserva la diapositiva da tutte le angolazioni. Albania. Grecia. Turchia. Jugoslavia. E Romania. Ladovist. Ladovist, eccola, mi mancava. Dai che magari scopriamo bene che è successo. 2517. 8 punti, tia. 2517. E quindi che ci abbiamo guadagnato aver trovato Vladovist? Due, cinque, uno, sette.
Vabbè, la dovete. Torniamo a casa. Allora, spostare gli ingranaggi per attivare uno dei comandi della scatola e cambiare la posizione del modellino sospeso. Quindi, come si spostano questi ingranaggi? Ah, ok, li posso spostare così. Ok. Allora, vediamo. Ci arriva? Non ci arrivo? Non c'è lì. Però questo non gira, perché non gira? Scusate. A model ship. Like nel libro del modellismo. Allora, se invece ti metto qua. Giri? Sì. Quindi ha girato verso di qua, adesso dovremmo farla venire verso di qua. Significa quello? O scende? Aspetta, così è girata ancora. Non lo so. Se invece ti sposto di qua. Non ci arriva bene. Come si spostava questo di qua? Allora, da così, vediamo un po' così. E così. Perché non te giri però? Wow, weird. It's strange you can only see this compass rose from the mezzanine. This pattern must have some kind of meaning. Sono d'accordo con te. Deve avere un significato. Accendino, striscia di carta con messaggio cifrato. This pattern. Però scusa, no, se io scendo. I've just arrived. Once I know more about the mystery painting, I'll contact the museum. Ok, quindi il telefono al momento no. Il numero di telefono di quello, sti cazzi. This is an old phonograph for listening to recordings on wax cylinders. Che è quello che abbiamo usato a Dracula 3, no? This is an old phonograph for listening to. Però non c'è altro. No, al momento pare di no. Il pianoforte non ce lo vede. Di qua. Devo trovare qualche indizio di come mettere il modellino, sennò. Qui c'è un modellino ma non me lo guarda. Sta roba, eccola, quella che da sopra si vede. Quindi il modellino, eccolo qua. Però a quanto pare non gli interessa. Poi possiamo pure uscire. Magari c'è qualcosa dietro. Sto tavolo qua non gliene frega. La cucina. Qui posso prendere qualcosa? Cassetti. Tubetto di colla. Fusibili. Così, randomico, ho preso queste cose. Questi cassetti non li apre. No. Questo? Olio sbloccante. Sto raccogliendo un sacco di roba che non so. Ah, forse sblocco il fatto che non mi gira la rotellina. Recipiente. I need a container. Boh, piamo l'acqua, ci stiamo. Vabbè,
Recipiente pieno d'acqua, prima o poi servirà qualcosa. C'è altro che posso raccattare? Io stiamo a fregare mezza casa. Pare di no. Qui. Candeggina, ma che devo fare con tutta sta roba? Torcia elettrica, vabbè, può sempre servire. Poi qui in mezzo ai crispi la torcia elettrica. E il frigo. Mela. Mi I already have enough of that. sono presa pure le mele. Ma dove mangiare? Ah, ok, per star meglio può pure mangiare. Ho preso pure due I already have enough of this. pere. Vabbè. Coltello. Oh no, roba sto raccattà. Che poi a me va bene, piace raccattare, quindi. Direi. Qua? Ci posso andare? No, salita direttamente, non posso neanche salire più su. No, non posso salire più sopra, va bene. Dunque, possiamo provare a vedere se per caso è bloccata quella rondella. Non mi pare, però. Olio sbloccante. No, col cacchio. E se no se andiamo, chi se ne frega. Allora, qui I don't need it for the non time ho being. bisogno del momento. Va bene, al momento I no, don't need però it in for the futuro time being. magari sì. Le cesoie le I abbiamo don't need it for the prese. time being. Che adesso gli servono le cesoie invece. I don't need it for the time being. Vabbè, qui c'è un sacco di attrezzi che al momento non ci servono. La panchina non gliene frega. Qua non gliene frega. Le pietre, sti cazzi. Però qui I don't have abbiamo. anything to do there. Non ho niente da fare lì, quindi al momento non ci interessa andare lì a quei resti. Però ho preso le cesoie. Mo c'è un motivo per cui le ho prese già adesso o randomico? Ah, ho preso un po' di cose e non so che I've farci. just arrived. Once I know more. Mi metterò più tardi in contatto. Qui non vai proprio. Lì serve soltanto per sentire e non c'ho niente per mettere lì per sentirlo. La cucina, penso abbiamo preso un sacco di roba, penso basti così, insomma, quanta roba dobbiamo Adam raccattare. has set himself up. La camera di Adam non ce ne frega. L'unica cosa era qua. Eliminare indizi che portano al passaggio. Pagare l'affitto. Riparare il meccanismo del modellino. Io ho preso degli oggetti, però non me li usa sul modellino. Forse proprio sul modellino dobbiamo utilizzarli. Prima devo riuscire a prendere il modellino. Ma tipo la corda non mi si illumina. Ma A model ship. se io ho tanto decesoie, no? A model ship. Non me lo fa I got a tagliare perché model dice se built. no si rompe, casca, si rovina. Tutto sta qui in questa cosa. Ma no, ho esaminato minuziosamente il testo e le immagini, quindi minuziosamente sella. The Dark Key. Che vuol dire The A Dark Key? dark key. That's a memorable name for a ship. Uno strano nome per una nave. Questo è un simbolo? Ci interessa? Pare di no. C'è altro che ci può interessare? Oh, una V? Io sto a cliccare a cazzo. 405. Ok, Well, that looks like a new call number. un nuovo numero di collocazione. All the call numbers here begin with E. Iniziano con la The E. lower shelf is labeled A. This is where all the call numbers beginning with F are. I must be getting. Ok, si sta avvicinando, quindi quelli con la F. This is where all the call. Dracula by Bram Stoker. Ok, Dracula. Ho I need the key. bisogno della chiave. La chiave molto probabilmente starà nel modellino, It looks like the immagino. shelves are numbered from top to. I need the key. Ok,
Tutto molto bello, però il modellino come lo risolviamo? Perché sicuramente la chiave starà qui. model ship, like in the... Come nel libro del modellismo. Ah, ecco, così sì. Perché? Boh, non mi è stato chiara la cosa. L'importante ce l'abbiamo fatta. Nel mentre abbiamo guadagnato altri 10 punti. E prendiamo sta chiave. Che cacchio. Eccola qua. Ma tanto è grande la chiave, quanto il modellino. Ok, quindi con la chiave andiamo a aprire lì dove sta Dracula. Ok. E il codice mo è questo da libreria? Che non mi ricordo, ce l'abbiamo segnato da qualche parte? Era questo il codice. Ah, ok, il codice è quello di Vladoviste. Dovrebbe essere 2517. 2517. Ok. Un passaggio segreto. Non vedo niente. Momento, c'ho la torcia. Siamo prontissimi. Dobbiamo illuminare questa stanza. Con questo. Ok, senti che musica. Non c'è una luce. I fusibili, ce li ho. I'll have to change the Sì, fuses. ce l'ho, ce l'ho. Allora, un momento. Questo qua. Sì, vabbè, mo' altre 10 ore. Mo' che vuol dire sta roba? 221. Due, due, due. 111. Però qua ce ne stanno zero. Quindi dovrebbe essere una cosa simile. Qui 0, qui 0. Però è giusto secondo me che questo sta giù. Che non c'è niente qua sotto. E questo quindi dovrebbe stare tipo qua. Che non c'è niente sopra. Questo dovrebbe stare così. Ok. E questi due sotto vanno bene. In teoria è sensata come cosa. Questo che deve stare a destra con due deve stare quindi a sto punto qui. Ci vorrebbe uno c'ha tutti e due sopra e così. Ok, dai, ci stiamo arrivando. Questo deve essere una cosa così. Questo deve essere così, questo deve essere così. Quindi questa parte dovrebbe essere giusta. Mo' bisogna cercare di capire come collegare tutto questo. Ah, ok. Però qua non è arrivato. Vabbè, me l'ha dato giusto, l'importante è quello. Un bordello per accendere una luce, abbiamo sbloccato detective dilettante. There's no cassette in here. Non c'è nessuna cassetta qui, noi non ci abbiamo cassette, no. Eccola. Abbiamo preso anche del whisky, che farà bene alla sua salute. Va bene. Quindi la cassetta, vai. This painting is oppressive. I feel that it's watching my every move. I'm sure that he can see me. I don't know how my father could keep it so close to him all those years. As much as I hate it, I can't bring myself to destroy it. My father was convinced that this painting would bring about his downfall. Apparently, the Metropolitan Museum is interested in some paintings from my collection.
If I give them the portrait, it will probably end up gathering dust in their vast reserve collection. And wouldn't that be the best hiding place? Lose it in a mass of other far more famous works. He won't think of looking for it there. And I'll finally be at peace. If I can trust this recording, the mystery painting is a portrait. A very special one. But I'm not sure if I can trust the professor's reasoning anymore. Ok, qui c'è altro da vedere. Qui dobbiamo trovare questo ritratto. Acqua ossigenata. The professor must have spilled his ink bottle. It's illegible. But I think I can make a solution to remove the stain. Esatto. This letter is probably about the tomb of Vanbury's parents. Se io ci dovessi mettere l'acqua ossigenata. The professor must have spilled his ink bottle. Troppo? La rovina? Forse nell'acqua? Tipo una cosa così? Così diventa più diluita. Prova un po' così. The professor must have spilled. No, quindi... Candeggina. Mischiato con l'acqua e l'acqua ossigenata si ottiene una soluzione di dissolvere inchiostro normale. Ok, grazie. Non lo sapevo. I'm writing to you. You'll have to start the paperwork for renewing the burial plot of your parents, the Wambergers, soon. Ok. Medaglia di San Benedetto. Vitamine, queste ci fanno bene. There's something different about the manor. Cosa c'è di diverso nel maniero? Devo trovarlo? Boh. No, forse no, non mi fa cliccare. C'è altro qui? Mo che è sta cosa? Certo c'è un enigma ogni due passi. L'ingresso del maniero. The entrance of the manor. Questo non lo prende. The library. La biblioteca. Vanbury had to monitor access to his secret office. The entrance of the manor. The entrance of the manor. Che cambia? The entrance of the manor. Cambia niente. Dai indizi che abbiamo non c'è niente. Una medaglia molto antica. Secondo la leggenda è una protezione molto efficace contro il diavolo. The entrance of the manor. E questo abbiamo capito. Qua non lo so. Come lo dobbiamo cliccare? Ah, poi si sposta. Requiem aeternam dona eis, domine et lux perpetua luceat eis. Adam might have an idea about where this engraving is. Dovevo trovare questo? Fatto a minchia? Così cambia qualcosa? Che cos'è questo? A storage room or a vault. Professor Vanbury's collection might be even larger than we thought. Così? No. A storage room or a vault. Queste, ecco, stanno... The image is too small. Le ho spostate tutte, quindi forse le ho viste tutte. Certo non è molto chiaro, magari un mini tutorial, che cazzo dovevo fare? No, o so io che sto rincoglionita, può essere anche quello, assolutamente. The hallway. Il corridoio. Beh, secondo me abbiamo trovato quello che dovevamo trovare, dai. Che altri segreti ci può avere stomo. Mo bisogna trovare sto passaggio segreto. Cioè, st'altra cosa. Adam has set himself up here. Non vuole frugare qua. Qua pare che non vogliamo frugare. Pare di no. Posso chiamare? Adam. Edward Smith, assistant notary. How can I help you? I'd like to speak with Adam Stoker. He said that I could call him at your office.
Ellen, is everything okay? Yes, don't worry. But I made an astonishing discovery. A secret room behind the library. Are you pulling my leg? No. No, nothing could be farther from the truth. It's like a small office. From there, Vambery looked over the manor with security cameras. Well, isn't that nice? I'm sure it was to protect his collection. Probably. Do you know what this means? Requiem aeternam dona eis, domine et lux perpetua luceat eis. Wait. Grant them eternal rest, O Lord, and let perpetual light shine upon them. Is that how it goes? Yes, I think so. I think it's a prayer. This quote is engraved somewhere. I'm seeing it on one of the cameras, but I don't know where it is. If you say it's engraved and in Latin, it might be an epitaph. There's an old cemetery just behind the manor. You can access it directly via a small gate. I'll wrap up with Mr. Smith and come back to see you as soon as possible. No, vabbè, ma non tornare, c'è bisogno. You're really full of surprises, basta, provarci, basta. And you haven't seen anything yet. Scusate, il casino che sentite sottofondo è la tartaruga che non c'ha pace. Museo. Metropolitan Director's Office, hello? Hello, Ellen Cross speaking. Hello, Ellen. So, how is your stay in Whitby going? Very well. I can confirm that Vambery wanted to send an extra painting to the museum. It was a portrait that was supposedly painted by someone named Kanayek. The professor seemed to be particularly attached to this painting. Kanayek. That doesn't ring a bell. But I'll do some research. What do you mean by particularly attached? It's complicated. I found a recording where he talks about the painting. He sounded like he was scared of it. What on earth are you trying to say? Apparently his father handed this painting down to him. He kept it a secret. He was convinced that someone was coming to take it away from him. I know it sounds crazy, but the professor was an old man and... And you think that he was losing his mental faculties? I knew Vambery very well. And I don't think that he went senile. He was definitely on the eccentric side, but not senile. Find this painting. I'm sure that we'll understand better afterwards. I'll contact you as soon as I have some news. Vabbè, dottoressa, che ci dice? Dr. Henderson's office? Hello, this is Ellen Cross. Could I talk to... Oh, hello, Miss Cross. She has an appointment now. Vuoi lasciare un messaggio? No, that's fine. Vabbè. Sure. Ciao. Va bene, direi possiamo andare fuori e vedere finalmente... queste rovine che sono un cimitero. Attenzione, però c'ho l'olio sbloccante. Tiè. Perfetto. Porter. I porter non ce ne frega. Vediamo un po' dov'è l'epitaffio. La sbarra però ci interessa. Gilson. Ma se dovessi usare le cesoie qua. No, sti cazzi. Madison. Steadworthy. Vabbè, qui pare di no. Vai un po' qua al fondo. Ok, con le cesoie abbiamo aperto qui. Vamberger. Maybe the epitaph he was monitoring is inside the tomb. Proviamo a vedere. I need the key. Ho bisogno della chiave. No. Ma con la sbarra di ferro non la puoi forzare. Per carità. Qui Adams. Andrew. E non ci interessa altro. Simons. Dawkins. E pare che non ci interessi altro davvero. Qua non va. Ho bisogno della chiave. E il mondo sta la chiave. Però nella facciata che cambia? Aspetta, rivediamo un attimo la foto. Non vorrei che... Non mi sento bene. Aspetta un momento. Sì. Allora... Siccome non ti senti bene e tu mi dici che
Le modalità di somministrazione si costruiscono provando ad associare le varie medicine. Attenzione, alcune associazioni possono avere effetti molto positivi, altre possono rivelarsi pericolose. Se io dovessi usare due di queste... Allora pare che fa bene. Mi fa bene 3. Ma se io dovessi mangiare una mela... Comunque mi aiuta a stare meglio. E se famo una macedonia, sto ancora meglio. Va bene. Posso fare altra frutta, dato che mo l'ho mangiata? Vabbè, diciamo che finché sto qui e ho la frutta a portata di mano, non dovrei soffrire. Allora, direi che entrando qui... Cosa c'è di diverso? Sta statua, non c'è sta. Ok. Perfetto. Meno male, mo l'ho vista. Quindi non c'è più la statua e sta qua. È troppo alto. Però c'ho sta roba qui. Ok, la scala. Questa roba non ti interessa, ti interessava solo la scala, perfetto. Dunque, ecco la scala e qua. I can't remove the ivy with my bare hands. No, però c'ho le cesoie, le riusiamo. Dai, ecco la statua. Una madonnina. Con la chiave. Ottimo. Quindi torniamo al cimitero. E con la chiave possiamo trovare, entrare qua nei Van Berger. Partita pure la musichina. Eccola. This is definitely the engraving I saw on the surveillance cameras. He must have had a good reason for monitoring this spot. Che nascondi qua di così interessante che ha monitorato? Non ce la farei mai così. No, no, tranquilla, aspetta, usiamo questo. Oh. Che cacchio è sta roba? Scala di corda e piccone. E i cadaveri che fine hanno fatto? Non ci stanno, è tutto finto. E qua che c'è? Non si muove. Non è stata aperta dopo la morte del suo occupante. Ok, quindi lì ci sono veramente i cadaveri. Abbiamo preso la scala di corda e il piccone. E questo? Dobbiamo rifare l'immagine. Sembra un po' il logo di Superman questo rosso. Quindi il rosso forse va di qua, che continua qui. Ah, mamma mia, finiva più. Ok, a posto. Grazie, 12 punti, termini. Qualcosa per scendere ce l'abbiamo, la scala. Vai. Ok. Quindi siamo arrivati. Cos'è questo? Abbiamo pulito. Vabbè, direi che il prossimo enigma lo facciamo la prossima volta. Allora, non sembra onestamente della collezione dei Dracula. Cioè, sembra un'avventura a parte perché è piena di enigmi e Dracula non è mai stato così complicato, onestamente. E boh, per ora mi piaceva più l'altro perché era più divertente e meno troppi enigmi, onestamente, uno dietro l'altro. E però vediamo come va avanti. Voi come sempre mettete un mi piace, lasciate un commento e iscrivetevi al canale. Vi aspetto al prossimo episodio. Alla prossima!